Buongiorno, è lunedì 10, sono le 8 e qualcosina. Sto facendo una veloce colazione, sto bevendo un caffè perché devo uscire. Alle 8 e mezza la farmacia qua vicino inizia a fare i tamponi e quindi niente, ci si mette in fila e si aspetta. Quindi questo sarà il mio programma delle prossime ore, sperando che non ci sia troppa gente. Il metà l'ha fatto venerdì e ha fatto abbastanza in fretta, però mai dire mai, visto che c'è stato anche di mezzo il weekend e tutto, non so. Vedremo, vi farò sapere ovviamente al mio ritorno. Adesso colazione, poi mi sistemo e poi vado. Se esco negativa, finalmente sono libera. Se esco positiva, significa che il medico mi deve dare altri giorni per stare a casa. Vediamo un attimo come va. E la mia voce è ancora questa. Scusatemi, ho ancora un po' di raffreddore, sono ancora un po' affannata, però teoricamente la prima apparizione è stata la notte tra sabato e domenica scorsi, quindi tra l'1 e il 2. Sì, domenica era 2, tra l'1 e il 2 mi è venuto fondamentalmente, quindi una decina di giorni. Ecco, dovremmo esserci, spero. Sono negativa, non vedevo l'ora proprio. Mi ho portato su loro mentre tornavo a casa, sono passata dalla cantina e ho preso le decorazioni autunnali di Halloween perché non ho ancora sistemato niente. Devo anche farvi vedere una cosa che ho comprato settimana l'altra quando ero in ferie. Ecco qua, sono andata lunedì l'altro, quindi non mi ricordo, 26 forse. Può essere da Casa Shop con una mia amica perché lei doveva comprare una sedia da mettere in camera, una sedia poltroncina, quelle che usano adesso. E io intanto ho sbirciato. Queste sono cose sempre di autunnali che avevo già tirato fuori perché le avevo qua in casa. E ho preso questi due fiori molto belli, sono fatti di carta crespa, sono bellissimi. Sono molto autunnali, sono fatti così, hanno il gambo lungo e sono di questo meraviglioso color bruciato, arancione mattone, molto belli, sono fatti benissimo, ne ho presi solo due e li ho presi insieme a questo, scusate, la borsina di IKEA, perché sono tornata e li ho mollati qua e sono rimasti qua in tutto questo periodo, tra quando siamo andati in montagna, tra che mi sono covidata e poi ero abbastanza KO. E ho preso questo vaso che ha una forma così un po' scampanata, appena appena è cilindrico ma va giù un po' ampio. E quindi ho preso questi da Casa Shop. No, non da Casa Shop, cosa sto dicendo? Da Jusk. Ho sbagliato. Siamo anche andati da Casa Shop, ma non c'era niente di bello. È questo, da questo qui, non so come si pronuncia, Jisk, Jisk, non ho idea. E poi ho preso delle cornicette, ne ho prese tre. A pochissimo, carine anche le foto che ci sono già dentro, molto carine. Una bianca e due nera, due nere. Scusatemi, sono un po' disabituata a parlare, mi sembra evidente. E niente, queste sono della stessa misura, una bianca e una nera. E questa qua è un pochino più piccola nera, perché voglio fare un piccolo gallery wall, dove ho il PC. Perché ho delle belle foto, delle belle cose che volevo mettere dentro, quindi ho preso queste tre.
Ah, poco, niente, perché erano tutte sui 2 euro, 1 euro qualcosa, non ci sono i prezzi qua. Quindi prezzi molto bassi e sembrano fatte bene, perché a volte sembrano un po' baracchine, invece queste mi sembrano belle. E niente, avevo preso queste tre cose, quindi volevo farvele vedere perché erano già lì da un pochetto. Questi sono meravigliosi, li trovo veramente, veramente belli. Sono proprio ben fatti, mi piacciono tanto. Buongiorno, è martedì 11, direi, e c'è il sole, non so se si vede, c'è il sole, gli alberi stanno iniziando a diventare autunnali, che si va fuori dalla finestra, e adesso colazione. Programma della mattina, stirare, questa è la pigna di roba, questa è la mia postazione e qua c'è un vlogtober da vedere e qua ci sono le calze da appaiare. Non ho ancora decorato perché prima devo togliere questa roba dai piedi e l'unico modo è farlo qua, quindi mi distraggo, mi intrattengo e intanto stiro, quindi iniziamo. La lavatrice intanto, così poi stendo, ci sono dentro le lenzuola che ho cambiato l'altro giorno, le avevo lasciate per ultime nel gruppo di cose da lavare. Ho stirato, ho già messo via un po' di cose, questi sono i pantaloni che avete visto nell'ultimo video di H&M, questo è uno dei maglioni di H&M che uso di più, ce l'ho in azzurro nero e un cipria, un colore un po' strano, che però sta bene con i jeans, sta bene con il nero, quindi ottimo. E adesso finisco di preparare la mia schiscetta per domani. Quest'ora c'è un sole pazzesco in cucina. Allora, faccio saltare proprio così, senza niente, queste zucchine, le faccio diciamo grigliare e le aggiungo alla schiscetta che ho sgelato. Adesso vi faccio vedere cosa c'è dentro. È una schiscetta dove ho fatto un'unione, diciamo. Questa è la torta salata che abbiamo preparato insieme l'altro giorno. E queste sono tre polpettine di patate e salmone che avevo surgelato a parte. Le ho messe insieme perché due le ho mangiate l'altra sera insieme a una fetta di questa torta salata, visto che ero da sola. E non avevo tanta fame, quindi ho detto, creo una schiscetta e la libero, diciamo, togliendo quelle altre due, perché qua c'erano dentro le polpettine. Così le lascio in frigo, entro domani si sgelano, metto insieme anche due zucchine, perché solo questo per 8 ore di lavoro non... cioè, sì, ma anche no, ecco, quindi due zucchinette, così diciamo che abbiamo tutto. E quelle polpette lì le avevo fatte con gli avanzi. È un avanzo di salmone e un avanzo di patate lesse, messe insieme, semplicissime. Tanto il salmone era già saporito, quindi non avevo bisogno di aggiungere sale o altro. Ho fatto le polpettine, le avevo passate in padella giusto per compattarle e poi le scaldo al lavoro, al microonde. Semplicissimo, ma buone, veramente buone. Queste invece sono le zucchine che stanno croccarellando, diciamo. Avevo detto, iniziamo a conservare gli scarti qua dentro, quindi questi culetti lavati di zucchina finiranno nella bustina degli scarti che useremo per fare i brodi. Poi vi farò sapere se effettivamente andrà a buon fine tutto questo lavoro e verranno effettivamente usate tutte queste materie di scarto, diciamo. Qua c'è la zip, come vi avevo fatto vedere, basta pigiare e si chiude. Perfetta. Buongiorno, sono le 6:30, adesso mi faccio un caffè e vado a prendere il treno per andare a lavoro. Faccio
faccio un caffè corto e poi me ne faccio uno lungo quando arrivo lì. Sono tornata, ho già lavato la schiscetta che vedete lì, qui, e adesso svuoto la lavastoviglie. Buongiorno, è giovedì mattina e c'è un tempo orribile, fa anche freddo oggi. La schiscetta è già pronta, l'ho preparata ieri quando sono tornata da lavoro, come avete visto. Adesso caffè, colazione, mi sistemo e vado a prendere il treno. Buongiorno, buon venerdì. Oggi in realtà sono a casa, ma sono le 7 e sono sveglia dalle 6:30, se non prima, perché appena mi sveglio, appena il mio corpo parte e mi parte la tosse. Ho proprio un attacco di tosse fortissimo ogni volta appena apro gli occhi, praticamente. Non so se quando cambio respiro rispetto a quello del sonno, o magari deglutisco in modo diverso perché appunto mi sto svegliando, non lo so. Sta di fatto che niente, sveglia totale, e quindi ho detto mi faccio un caffè e vediamo, al massimo torno a letto a leggere con la mia tazzina di caffè, ma ho bisogno uno di bere qualcosa dopo tutta sta tosse e due di alzarmi perché ormai sono sveglia. In più mi sono venute in mente 2-3 robe del lavoro, quindi ho mandato pure una mail, quindi vabbè, tutto bene anche oggi. L'ora di pranzo, adesso mangio, ho messo qua la mia postazione pranzo, così guardo qualcosa. Ho trasformato la casa per l'autunno, facciamo una cosa veloce, poi arriverò. Successivamente farò anche il video con le decorazioni un pochino più halloweenose, ecco, per ora è proprio autunno basic, diciamo. Però avevo voglia di cambiare un po' i colori, di mettere fuori 2 robine e sono contenta.